74, questo sì, 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 sì. Ovviamente è una lettera di Giulio. Bello, se comunque si piace. Adriana, grazie. Comincio così, ringraziandoti. Perché pur avendo mille comprensibili incertezze su questa nostra incredibile corrispondenza, ho deciso di fidarmi, di credermi, di credere in me. È strano, sai, come a volte si creino sintonie improvvise tra persone che non si conoscono e che, come noi, non potranno conoscersi mai. Sintonie di anime in confidenza che si svelano e si rivelano senza il timore del giudizio, senza la paura di un confronto, ma solo con il piacere della condivisione, anche quando quella condivisione è figlia di un dolore. Ho letto di tuo marito, del matrimonio che ti è stato imposto, senza nessuna possibilità di scelta. Provo ad immaginare, ma so di non poterlo fare. Appartengo ad un tempo nel quale, per fortuna, le donne scelgono di amare. Almeno quasi sempre. E quello che per te è stata regola dolorosa di vita oggi è considerato un reato. Nessuno può imporre un matrimonio. Nessuno pensa può imporre neanche la scelta del genere di amore. Questo credo ti sembrerà davvero assurdo, ma nel mio tempo, per molti versi sbagliato, abbiamo saputo dover dare la giusta risposta a ogni forma d'amore. Uomini possono sposare uomini, donne possono sposare donne, ma l'amore, quello vero, resta sempre difficile, per alcuni impossibile. Caro Giulio, mi chiedi se puoi chiamarmi cara, ed io già mi sento pronta a ricambiare. Caro è un aggettivo che andrebbe usato con parsimonia. Ciò che c'è caro lo alloggiamo sul cuore, e sul cuore non c'è spazio per tutti. E tu ti stai facendo spazio in me, lettera dopo lettera, emozione dopo emozione. Ti stai adagiando sulle pareti del mio muscolo più prezioso, proprio come fanno le farfalle quando si posano sui fiori, con delicatezza, portando colore, vita, emozioni. Perché se il tempo che si è messo fra noi ha impedito che i nostri occhi potessero scambiarsi sguardi e sorrisi, le nostre anime, che non hanno età e che non temono i rispetti degli anni, in qualche modo sono entrate in contatto. Forse perché affini, o forse perché entrambe sofferenti e bisognose d'amore, di cure, d'affetto. Anche se il tuo tempo dà spazio ad ogni forma d'amore, sicuramente, come mi fa intuire da ciò che scrivi, i contatti avvengono fra persone provenienti da ogni parte del mondo. Il fatto che tu non abbia mai trovato una donna capace di amarti davvero mi fa capire quanto sia difficile per voi innamorarvi, tremare, prendere davanti a labbra protese in cui concentrare in un attimo ogni vostro desiderio. Da quello che mi scrivi comprendo, anzi, quanto ai tuoi tempi tutto questo risulti ancora più difficile. Sei dispiaciuto per il mio matrimonio imposto, per il mio amore impossibile, per la mia condizione di donna in un tempo ostile. Ma hai ragione tu. Tra noi, la persona più sfortunata sei stata proprio tu. Io ho avuto il privilegio di poter risalire dal baratro in cui ero caduta, condannata ad una vita senza amore fino a toccare le stelle, e ancora più su. È durato poco, ma anche solo per il ricordo che ne serve un cuore posso dire che ne è valsa la pena. Pensandoci bene, credo che sia stato proprio il contrasto tra queste due condizioni a farmi comprendere quanto era prezioso ciò che il mio Ruggero mi ha fatto provare. Forse ho vissuto veramente solo in quei frangenti, travolta da un'altalena di emozioni che mi ha lasciata senza fiato. La vita deve lasciarci senza fiato a tratti, altrimenti non la si può considerare tale. Credo che questo sia quasi la palissiana, almeno per me lo è. Vivere nel mezzo non è vita. Rimanere a galla non è vita. Se non ti tuffi a scrutare i tuoi abissi e se non arrivi mai a sollevarti in volo, non è vita. Se non tocchi gli estremi, stai solo sopravvivendo.